Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Video Music e di Excursus. Il mio nome è Davide Perico e sono un compositore di musica per film, giochi, nonché sound designer e produttore musicale. Proseguiamo il nostro viaggio insieme alla scoperta della musica elettronica nel mondo del cinema e delle colonne sonore. Il film di cui parliamo oggi è Sorcerer, diretto nel 1977 da William Friedkin. Questa opera, remake del film italo-francese del 1953 Vite vendute, è composta da quattro distinti episodi in cui vengono presentati quattro personaggi che per motivi diversi si vedono costretti a fuggire ed a nascondersi dalla legge, ma non solo. Tutti si ritrovano sotto false identità a Porvenir, un lurido villaggio dell'America centrale dove vivono in condizioni miserevoli gli operai di una compagnia petrolifera americana, la cui attività costituisce l'unico mezzo di sostentamento della piccola comunità locale. Vorrebbero fuggire da questo inferno e lasciare il paese, ma i soldi necessari per potersi permettere il trasporto sono al di fuori della loro portata, sia per il miserevole salario che per il taglieggiamento della polizia, la quale pretende una quota per consentire agli immigrati clandestini di non essere espulsi. La situazione politica del paese è instabile ed i ribelli fanno esplodere un pozzo di petrolio causando diverse vittime tra gli operai. Per spegnere l'incendio è necessario l'utilizzo della dinamite, ma quella a disposizione nel villaggio, a causa della trascuratezza, ha rilasciato la nitroglicerina e per questo, a causa della sua instabilità, è impossibile il trasporto via elicottero. La compagnia offre quindi una lauta ricompensa a chi trasporterà l'esplosivo via terra, attraverso la giungla, paludi, montagne e pericoli di ogni sorta. Vengono scelti quattro operai che condurranno due camion. Il viaggio è in condizioni disperate. Uno dei mezzi precipita in un burrone ed esplode. Il secondo viene attaccato dai ribelli. Alla fine solo uno dei quattro sopravvive e riesce ad arrivare a destinazione, a piedi, trasportando a mano una cassa di esplosivo. Sorcerer è una riflessione su come il cinema di azione possa coniugarsi con dialoghi ridotti all'osso, dato che sono i dettagli di un inferno psicologico e materiale a parlare per loro. Friedkin ci fa sentire il degrado di vite sottoposte alla spietata legge del profitto. La nitroglicerina da trasportare diventa così, al contempo, elemento di costruzione della tensione, ma anche segno di un universo che si trova sempre sul punto di esplodere. Questo film ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior sonoro, per l'accuratezza con cui viene gestito ogni dettaglio uditivo. A questo dobbiamo aggiungere le potenti musiche dei Tangerine Dream, che scrissero la colonna sonora conferendo all'intero film un'atmosfera da incubo strisciante. Registrata per lo più con mellotron, chitarre elettriche e molti sintetizzatori, è una colonna sonora cupa ed oscura. È interessante sapere che la band ha lavorato 2 anni su questo progetto, che originariamente conteneva 90 minuti di musica. Sono stati però utilizzati solo 45 minuti per l'album e addirittura solo un quarto del materiale è stato effettivamente inserito nel film. Sembra che questo sia stato piuttosto insoddisfacente per la band, ma bisogna sottolineare, ed è incredibile, che hanno realizzato la colonna sonora senza aver mai visto una singola scena del film. Durante la prossima puntata vi racconterò della colonna sonora di un film di culto, come Blade Runner di Ridley Scott.